A 3,99, andiamo di lì. Non mi volo. Dov'è? Sei da qua. C'è un totem di sorso. Ma il suo rumore? Ma scompare? Così, caduto giù così, proprio all'istante. Stazione di servizio quella? Già di sì. Scusa, questa è la mamma? Si lamenta di come tutto stia cadendo in un vortice oscuro. No. La mamma con la voce ha maschile. Inviato una squadra a esplorare una vecchia caverna decorata di antichissimi scarabocchi. È passato parecchio tempo da quando sono partiti. Qualcuno deve aiutarli a tornare a... Ma io col male. Dice che non è lontana, ma che forse ha un'idea migliore. Dice che gli esploratori riconosceranno il pirofaro una volta acceso e lo seguiranno per tornare a casa. Lui però non riesce a raggiungere il pirofaro. Lui. Potresti farlo tu? Almeno saprà se gli esploratori si sono persi davvero. Come aveva detto lei? Ti ringrazia. Ed è sicuro che le famiglie degli esploratori faranno lo stesso. Tranquillo. Dove... Ma da là sotto, mo? Ma è 520... Ah, vabbè. Ah, ok, qui, uno è lì e uno è qua. Piazza indicatore. I pirofari. Saliamo qua. Ma forse ho capito... dove c'è la salita lì che si sale? Ma come cazzo salgo? Pappa vita, fantastico! Ah, scusi, No, qui l'ho già fatto. No. Ah, ma vaffanculo! Non capivo io all'inizio. Pirofaro, qua? Ma fa la fiammata grossa? Sessanta. Testa, riprendimi il volo. Niente. Oh cazzo. Bam. Minchia, che botta. Minchia, fratelli, che botta. Ok. Arriso. Qua, di là. Vado. Sì, ma diventa giorno con sto casco, vedono quello. E per l'altro sta 3,90, 3,97. No. Mind. Sì, cioè si salti così. Ok. E porca vacca, dove cazzo devo andare? C'è un... come si chiama? Un viaggio rapido, no? Ma posso anche buttarmi da qua e aprire il paracadute se te lo apre? Ok. È bello. Sì, io pensavo che... che potessi volare insomma con questo, cioè invece un cazzo. Cioè non sono delle ali praticamente. Non di meno di delle ali. Madonna, guarda come corri! Corri, corri! No, Ma come cazzo faccio ad arrivare lì? Ah, aspetta. Ok. Penso. Ah sì, c'è una scaletta. E corri, no? Niente, un cuore.
Ah, che... io l'altra volta ho picchiato sto coso, ma che cazzo è? È il pirofaro. Mo' piace tutto perché t'ho fatto di legno. Eh beh certo, mo' tutto là in fondo. Ma che è matto, ma è meno qualcosa per arrivarci. Vabbè, spostamento rapido, vai. E questo da Quello che vedi consumare è un totem dell'Aurora. dentro il 31-12. La leggenda narra che basti attivarli tutti e quattro insieme Troppo il per pendere migliore. proiettare la tua aura in cielo. Totem dell'Aurora. Quel cazzo è? Chiama il questo. Dove cazzo è il tizio? Cioè, è passato di là. Ah, non c'è dentro, la testa è dentro. Salve. Ok. Vomita lui per dire la cavalcatura andrà più veloce. Ma c'è una zampa normale e una zampa bianca. Ma quanto pare. Cioè, bicolore. Spero che mi lasci la missione di colorista, no? Un'aura non sembra. Dice che sai sempre come illuminare la giornata. Quindi questo cos'è? Ah, questo è il bevito dei vestiti. Ma... vabbè, non mi interessa. Offri bomba, no? Toro? Ce l'ho sto coso, è non comune. Fa schifo. Tagliamori, ascia, ascia, ascia. E niente, fanno schifo. Il fuoco della segnalazione. Pompaci. Ancora sti pompaciti. Sta a 1 km. È una cosa, perché mi ha dato una missione da fare. Dove cazzo ero? Una bomboletta. Plim plom di soldi. Ora vado a 3 allora. Qui cosa c'è? Ah, il memo scafo, ok. Vabbè, messaggi raccolti. Lì si inizia la nuova cosa. Qui i cavò del mondo che fu trovati. Vabbè. Meridiane trovate. Trova e cura le radici. Inzuppa. Ah, qua ci sta un ultimo inzuppa. Che per la lavatrice. Esamina l'acqua di tavola, è l'ultimo. Vabbè, il trovazione monitor, casseforti risolte, batticordi trovati e mana luce risolti. E no, quello è l'ultimo. Mamma mia, fantastico! Allora, vediamo una cosa. L'imprano di soldi. Sì, no. Non lo so. Ma che cazzo c'è? Ah, il rottame sì, non lo posso fare ancora. Segui missione. Allora, niente, sto sulla cavalcatura, sto sulla cavalcatura e non me lo fa fare. Non ho capito perché. Se sono sulla cavalcatura non me lo fa fare. Vabbè. Andiamo da click, clicca. Non ho capito perché ha caricato 20 e poi mi ha detto caricamento completato con l'episodio 21, però non me l'ha caricato. Ma lo sta ricaricando, ma vediamo. Quanto ne ho bevuta? Basta, non ne bevo più di questo. C'ho sete, c'ho l'acqua. E quanto è lontano? 3:17, neanche tantissimo lontano. Salve, giorno. Ok, la canzoncina c'è quello lì.
I plin plan. Va bene. Poi. Oh cazzo. Quel rudere La potrebbe tua ancora difesa, bottino serbare qualcosa? superbo. Ah, c'è una di quelle. Salve! Chi cazzo? Ma che cazzo ha sparato? Mamma mia! Porco troia di botta! Ti ha fatto veramente male, gli ha fatto. Aia. E certo. Oh, ma... Ah, ok. Ma io... Oh, mi ha preso! Animattacci tuoi! Mamma mia, che botta! Ah, certo, che piglia quello. Ho rotto il cazzo tu, eh! Vestito anche bene, ma ho rotto un po' col cazzo. Preso, era l'ultimo. Ok, qua c'è uno di questi. Qua c'è un pellegrino che va salvato, praticamente. Almeno continuo anche con questa quest qua. Questa Sembra di quest. buon umore. Sì, tranquillo, tanto. Ti Sì, salta, perché tante stesse cose sta. 18 su 23, 18 su 23. 5 me ne mancano. Una volta era 3. Qua cosa c'è? C'è qualcosa qui dentro? C'è niente. C'è nulla. C'è nudo. Oh, rosso? No. Gillette appuntato blu. Gillette di cuoio nero. Oh, plin Regola con precisione plon. A i tiracorde posto. per accordarlo. Ok. Fatto. Ma mi dà nascosta questo? Accordelizioso, splettriche un Fatto. piacere. 3 su 5. Ho un botto di cose da fare su sto gioco. Veramente, veramente un botto di cose da fare. Devo dire una cosa. 1, 2, 3. Con i regni. 3, 4, 5, 6. E qui in mezzo ce ne sta un altro. O sono 6 regni, non lo so. Per sempre devi fare il trofeo. Allora. Qua mi dice di fare questo. Ah, vediamo un attimo una cosa. Andiamo allo spostamento. Devo prendere quella cazzo di cavalcatura e aprire quei posti che hanno quella cazzo di grata in mezzo, fatta con la roccia, che ho visto su internet che si fa così. Con il, vabbè, quello blu, M già, M giui, boh, quel coso lì. Ma appena lo vedo, lo so, vedi. Che è possente comunque, come cavalcatura è molto possente. Il problema è come trovare, chi ti vende le cavalcature. No. No, questi vestiti, questo c'ha le armi, cos'è? Allora, quello di viaggio rapido sta fuori. Ah, ok, minchia, vedevo che praticamente quello stava dentro, ecco là, si cucina. Se dall'altro riesco a vedere qualcosa. No, non è aperto. Penso che se ci sia. Devo capire dove sono quella. Qua vendono soltanto le armi e i cosi. Non c'è nessuno che ti vende. Le cavalcature? No, non vedo nessuno qui con me. Però nel frattempo, fate un attimo questo.
Dice che ti farà di... Vediamo un attimo. Fucci medale, ok. Dinamoti. Pulsazione. Infatti non mi piace. Unghie. Non c'è un cazzo. No, ho sbagliato tutto. Questo? È tutto leggendario qui. Bello, cos'è? Lanciafiamme? Siamo per il lanciafiamme, una figata. Leggendario. Mio, subito. Subito. Questo ce l'ho già. Moshkin Toshk. È sempre leggendario. Cos'è l'impugnatura? Frip, prendi. Occhio spalancato. Spalanca occhio. Uno solo e comprateli. Questo se non sbaglio ce l'ho già. Cos'è questo? Ce l'ho. Questo non ce l'ho leggendario. Tattico. Tattico potrei averlo. Comune e comune. Niente. Onesto. Onesto. Niente, mi sa che qui non c'è gente che vende le cavalcature. Posso provare un'ultima cosa, una cosina. Qui invece agricoltura, fertilizzanti comunque. Un attimo qua sopra, ma non penso. Vediamo un po'. Comunque questa qua è proprio la fortezza, cioè è la fortezza principale, quindi automaticamente non c'è la roba. Allora spostiamoci dall'altra parte. Andiamo un po'. E mi sono iniziando a vedere il DLC di GTA. E vabbè. Quello è il forte dei miriadi. E fino a qui lo sapevamo. Com'è che non riesco a trovare quello che ti vende i cavalli? Non lo so. Vediamo questo che c'è. Ok, vediamo un po'. Cos'è Uhu? Fucile. Vediamocelo. No. Qui invece leggendario lo snub. Mi sa che ce l'ho. Che cazzo è sto coso? Quindi lo stesso, bisbarra ce l'ho. Questo ce l'ho, le legendary. Brillandino non mi interessa. Niente. Onesto. Ho capito. C'è questo. E nel frattempo a vedermi anche tutte le... Come territorio non indicato? Penso di... Io l'ho visto questa cosa. Territorio non indicato... Ancora. Vabbè, fammi fare lo spostamento qui. Ok, dov'è che sarebbe? No, dov'è la fortezza? È questa qua davanti? No, no, lì è un altro tizio, è un altro avamposto. La fortezza dice che ce l'ho qui. È questa qui? Quale cazzo è? Non capisco, non...
E questa qua puntando qua sopra allora? E questa mi indica. Cazzo, c'è Jurassic Park? No, c'è un viaggio rapido. Vediamo un po' se l'ho sbloccato o non l'ho sbloccato, perché può essere non l'ho sbloccato. Vediamo. Non l'ho sbloccato, sta facendo più sopra. Vediamo. La fortezza degli Ancati. Respira piano se riesci. Ok. Perché devo respirare piano? Mi dici che... che cazzo è? Hollow Knight, questo è uscito? Sostiene di avere strani Sì, tranquillo, tranquillo, fa vedere che cos'hai. Questo qua che cos'è che... È un certificato nickel. Scusa, ma poi... Onesto. Onesto, anche a me. Ma poi cosa fa quell'altro? Scompare? Non ho mica capito. Oh, ma il serio non ho mai visto sta cazzo di fortezza. È la prima volta che la vedo. Tu sei ovunque, no? Bello sto posto. Si vede molto da qua sopra. Ma scusa, questi qua cos'è che hanno fatto? E comunque non c'è il tizio qui non c'è. Ok. Ora. Quello ci sono già andato. Dove c'è il P cosa non ci sono andato. Qui non sono andato. Non ce l'ho infatti. Questo cosa? E non me lo indica. Non capisco che cazzo è. L2. Ah, i plin plon. Allora, c'è una cosa. Quanti ne mancano? 5. Cioè, 2. Spostamento rapido. Non so cosa fa sto animale, sta cavalcatura. Penso che ognuno faccia il suo dovere, diciamo. Abbia una vita specifica, ma non so questo cosa fa. Mamma mia, giuro. Successo, ti piace un colpo. Allora, devo andare di qua. Mi ha chiesto. Alve, sto passo? No. Ok, tinte mie. Qua? Già, non sono passato di qua, strano. Tutto, sblocca tutto. Scusa, io adesso sto acquistando i... Come faccio a cambiare? Che è successo? Ma ti fermi? Ah, c'è uno di quelli grossi. Non mi interessa. Quella è una ristruttura. E La qua non la gente era devo fare. solita trasformare questi posticini. Immagina Bottino di farlo separato. con un'intera casa. Salute. Oh cazzo! Ma com'è che questo si è ripreso la vita? La vita si è rifatta da solo. Interagisci? Come interagisci? Ah, perché uno non ammazza. No. Vuol dire che quello era già morto, diciamo. Plim plom. Regola con precisione i tiracorde per accordarlo. Che ci voleva? Tutto, tutto.
Me ne manca uno di Accor tiratorio. delizioso. Splettrick è un piacere. Ma cosa c'è? Ok. Qua? Ho trovato anche quello, ok. Area completata, a posto. Ora, mi chiedo, dei codici o ce n'è un altro? Qua. In zuppa luppa. Che cazzo, eh? Di qua. Per me serve come paracadute per non farti poi rimanere senza. Porca troia l'acqua. Oh Quello è no. il rifugio. Ho Chissà notato. se c'è rimasto qualcosa Però ci dentro. sono pure questi, non porca. Si va a scampare niente. Oh madonna santissima. Dove cazzo è? Eccolo, come cazzo fa un tizio così ad andare là sopra? Ok. Ma bello che butta sotto pure i suoi. Eccolo. Mamma. Muori. Vabbè, scappano via. No, pensavo di averlo shottato invece no. Ora è shottato. Ma porco. Questo è quello. Adesso. Qua c'è un'inzuppa vestigia, allora iniziamo col. Che cazzo è sto coso? Mi ha dato. Ah no, era questa mappa. Leggendario, qualcosa di leggendario mi ha dato. Inzuppa vestigia. Devi Eccola. girare gli ingranaggi in sincrono. Ho Una sbagliato. spirale fuori controllo. Infatti ho sbagliato. Devi girare gli ingranaggi in Allora. sincrono. Questo è giusto, è giusto. Giusto. Sì. Sì. Fatto. Ed è l'ultima che devo fare. È stata una prestazione senza macchia. Fezz'ora. Che cazzo è? Inzuppa vestiti è definitivo. Impatto. C'è scritto proprio. Fai 225, è pesante, manda il tappeto. Buono. Trova tutti gli insopravvisti di fatto. Al posto. Aspetta che c'è una cassa, sì. Posto. Guarda tutti i plimplon. Allora, dov'è? Il plimplon è qua. L'ultimo è questo, no? Cosa c'è vicino? Esamina la corritavola, fai questo. Faccio un po'. Aspetta un attimo però. Ti ho visto dei puntini in giù. Ah sì, le meridiane e trova e cura tutti i costi. Qui c'è questo. Mamma mia, giuro. Una vecchia casa potrebbe C'è rivelarsi un utile. bottino. Preso? Scioglievi tutti. Allora. Una vecchia casa, iniziamo a vedere. L'ho trovato subito. A posto. Non capisco perché. Doppio. Quando voglio saltare poi.
un cazzo, no? Legno. E però un pitivolto, Giuda. Ma perché se schiaccio qualcosa non funzioni? Che è qua? Che è successo? Ce n'è uno che non salta e cola. Ma ti fermi! Ti fermi! Non gli sparo. Ti fai preso. Non so cosa servono pure sti cose. Cioè, io li sto prendendo. Oh, penso per i trofei, ma per il resto non so. Hai appena trovato una ristruttura. Totem delle risorse, modella corpo del mondo che fu. Invece, eccolo qua. Se la usi. Così, una zampa dopo l'altra. È facile. Sei veloce come il vento. Ma scusi, adesso. Ah, pure. Ho sbloccato questo, no? Cos'è che ho sbloccato in verità? Ah, 108 con la forza. Agilità 108. 100 di fortuna. Ma penso che possa aumentare sempre di più. O no? Boh, pazienza. È livello 36, sto. E qua ce n'è uno. Cappellino da aviatore. Va bene. Saliamo su. Eccolo qua. Apposta, l'ho completato. Quelle che posso fare faccio, cioè quelle che sono semplici. Pian piano. Che cazzo c'è là in fondo? Ah, c'è l'ultimo plim plom. È attivo sto qua. Mamma mia, quando non lo attiva, oh. Adesso l'ha attivato lo stronzo. Che cazzo è quel coso? Spumillo a ruffa... E certo, qua posso attaccare quello e non picchiarti a meno. Ah, ma culo, va. Oh, che cazzo! Oh, ma quanti ce ne sono? Beh, certo! Oh, non puoi cazzo a me! Guarda, guarda. Cosa è questo? E va a mucca. Che cazzo. Sei per il grande. Aia. Ecco. Cosa? Cosa c'ha? Sì, ma non mi danno i loro materiali. Mi danno un... cosa so, caramelli. Non è un cazzo. Allora, vitalità. Agilità, carisma, intelligenza. Fa tanto di generazione del chi e potere. E facciamo intelligenza. Cervellone. Ok. Il più implant sta là sopra. Gomma o gomma, ma è gomma 2. Quella vecchia casa è ancora in piedi. Aggeggio. Ah, sì, eccolo qui. Regola con precisione i tiracorde per accordarlo. 2 3, finito. Ho finito anche io il plin plan. Accordo delizioso. Splettric è un piacere. Ho fatto definitivo, fulminante, decente. Ah, ho sempre un arma impatto. Il danno inflitto da questa arma è 200 per ogni 10 unità di forza. Elettrico. Bello. Ok, andiamo qui. Ok, ok, ok. Qualcos'altro da prendere, da vedere? Da revisionare. E niente, anche il plin plon non l'ho fatto. Vediamo un pochettino se c'è qualcos'altro da fare. Allora, andiamo qui. Dritto per dritto devo andare. Non ho capito perché non... perché non attiva.
Piove? Visto come se fosse un cambiamento di clima, boh, magari ecco, piove. Elettrorifiuti. Hai trovato l'avamposto Brecciona, un'antica breccia muraria della tribù dei Picciu. Dei Picciu. Sembra a me sembra Picciu. Ah, che cazzo è quel coso? Ma non è quello che mi interessa. In ginocchio. Che cazzo ho fatto? Cos'è in ginocchio? Boh, sto facendo trofei a cazzo, non sto capendo una minchia. Sì, signore. Sono qui per... Vediamo un po' che cos'è. C'è niente di buono. Qua invece. Ce l'ho già. Niente, c'è un cacchio. Allora, vediamo dove è giusto, dritto dritto. Un po' più in qua, tipo qua. Che cazzo sono sti cosi? Ah, li ho già visti. Certo. Ma volevo attaccare questo! Arriva! Me ne attacci tu! E basta! Vaffanculo, doppia! Triplamo! Ma scusate un attimo! Trofeo in ginocchio, che cos'è? Perché sei quello dei santuari! Adesso me ne ha caricato il 21, perché sistemo anche le play la playlist di Biomutant. Sul mio canale 22 23 e 24 a posto. Nel momento 24 video ci sono. Come si chiama? Allora, in ginocchio. Quindi automaticamente, allora, Biomutant in ginocchio. Che trofeo è? Ah, mi sa che in ginocchio è... Ho capito che cos'è. Vediamo, eh. Difficoltà 3, sì, ma è semplice. In ginocchio, in ginocchio, in ginocchio, dove stai? Sì, poi se ti caricasse il coso. Dov'è? In ginocchio, in ginocchio. Eccolo qua, scopri 30 santuari. Ah, ok, allora non serve a fare un cazzo sti qua. Che c'ho davanti qua. Sti qua non servono a niente questi. I santuari sono quelli lì, quelli blu normali. Allora, dove cazzo devo andare? Ehi, 2000 metri, allora quindi. Tirare dritto di qui, dritto qui? Sì, dritto diciamo di qua. Qua, dritto di qua. Il problema è che... No, se mi fa spawnare l'acqua è un bene. La moto... infatti non me la fa spawnare. Ma perché? Perché non sono nell'acqua? Un attimo. No, è perché qua non va bene. Porco giuro. Quelli ce l'ho già, i Kvip penso, qua i ragazzi, vediamo. Chi è? Ah, sti cazzi! Ma
fatto prendere un colpo, è questo che ho fatto il muore. Vai. Il blocco il viaggio rapido. Vediamo. Ok. Aspetta un attimo. Ah, ok, quindi. Sì, è di qua, sono di là. Ma cazzo ci arrivo? Io lo sapevo. Chi c'è? Ah, io vado oltre, eh. Sì. Oh, ma che figata qua. Grande. Non nell'acqua. Annaggia la miseria quando fa così. Laggiù c'è la gupanna. Potrebbe esserci ancora dell'attrezzatura Distrutto. acchiappabranchie. Oh cazzo, ci sono altra gente. Vabbè. Insomma, si sta infusando il terreno. Aia, si muove. Camisina di botta, gli ho dato mezza vita. Morto. Così, ammazzato proprio. Ok. Proprio ammazzato l'ho preso. Ok. E questo? Che penso che. Infatti era l'ultimo. Oddio, che cazzo, hanno sbloccato il pigiama di un coniglio. Che è? Reagisci? Sì. Quello dei piccio non l'ho sbloccato il coso. Lo so perché non me ne sarei accorto e avrei sbloccato una fortezza, quella dei piccio. Il tempo vola qua. Dove cazzo sto andando? Giusto, sto andando giusto. Andare di qua. Ma come non è disponibile in questo? Ma che cazzo ci fai? Ma cos'è che c'hanno queste creature? Allora. Ma chi è? Ok. Un bello open world. Ah, c'è un viaggio rapido che tengo. Vai. Vediamo. Sono arrivato praticamente, sì, sono quasi arrivato, mi sento esploso. Segnarmelo praticamente. Fortezza dei Picciu. Chissà come ti Piccio, vedi? accoglieranno. Mi spareranno in testa. Oh, una passeggiata. Quindi ho sbloccato tutte le fortezze pure. Qui, porca troia, non si capisce un cazzo. È tutto buio. Che cazzo è successo qua? Non è tutto buio? È mo' dove cazzo è. Ma questo è quello delle armi, una Adesso cosa? dice che ti farà di corsa. Dice che. Che è sto coso? Dardo pelatore. Fucile a pompa. Dietro c'è la descrizione dei proiettili a 0 gradi. Dove è a 0 gradi? Vai tu fattelo questo. Ok, e qua? Snoob, che se non sbaglio ce l'abbiamo già. Basta, non c'è più nulla. Onesto. È onesto. Devo trovare quello che vende le cavalcature, non so se c'è qua. Tutto buio, non vedo un cazzo. Che cazzo è qua? Ci sono un botto di scritte, di. No,
sto fai i vestiti. Ah, boh. Su cosa c'è? Ah, c'è uno. Che parla. Immagina che molti non abbiano motivo di alzarsi la mattina. Sì, va bene. C'è un membro. Ok. Non sa perché non ci stia riuscendo, ma è un grosso problema. Spera che stiano bene. Ha sentito rumori di pentole, urla. Neanche scuotergli è servito a qualcosa. Nulla da fare. Dice di andare da quella parte. Troverai un altro. È probabile che urlare non servirà a niente. Il loro è un sonno profondo. Senza il tuo aiuto, però, diventerà. Immagina che se non ci riuscirai, moriranno di sicuro. Beh, sicuro. La sveglia. Trova l'amico che deve risvegliare la propria squadra. Sì, a 2000 metri però, cioè. Figa, che cazzo. Questo è quello che fa i vestiti. Niente, non c'è quello di che ti vende le cavalcature qua. Ho fatto il giro, non ho trovato un cazzo. Qua? Eccolo qua. E non so, bancazzo. Dice che il Vediamo una negozio è cosa. panacchiai. Che cos'è? Ah, un cazzo, sì, certo. Non so, mancazzo. Ok. Trova le casseforti. Piazza. E c'ho un viaggio rapido? C'ho un viaggio squallido. Dove cazzo si deve andare, mo? Oh, mo per uscire ci sono 100 anni, mo. Di qui. Ok, che cazzo, qui è un colpo. Aspettavo che fossi qui. Quanto devo andare lontano? 447 metri. Madonna santa. Ok, quindi. Ah, che cazzo, 3 volte qualche male. Ok, andiamo per forza di qua al gioco. Mannaggia la miseria. Salve. Oh, zio! Dove cazzo? Ma mi è sparito il segno! È sparito il segno! Ma che cazzo è? Di lamo. Laggiù vedi una fumofonderia dove la Toxanol raffinava la scoppiarella. Un altro? E faccio, vado a farlo? Non deve esserci quelle cazzo di formiche lì, o no, qua ci sono i cosi quelli. Cosa? C'è un viaggio rapido qua. Di solito c'è un viaggio rapido vicino a uno di questi. È chiusa. Vaffanculo allora. È chiuso, è sempre chiuso, tutto chiuso. Effetto Resident Evil, è chiuso. Comunque avanti questi qua, andai li facciamo.
Viaggio rapido? Sì. Branchio. Ah, è quello lì del... Che cazzo ha preso la Madonna? Vediamo. Te faccio una cosa prima. Cioè, scusa, ma questo qua non è acqua comunque. È schifo. Una mattonecchia ancora in piedi. Che rarità. Ok, vabbè. Ok. Ah, bottino superbo, così, a cazzo. Va bene. Ok, ha fatto tubo metallo e cappotto, ok. Ma serve il totem e la gigia del e anche fu Le anche. manopole devono essere girate nell'ordine corretto. Fatto. Rivestimento ad arco, leggendario. Dietro dice qualcosa, ma adesso vado lì e non c'è, non te lo fa fare un cazzo. C'è un totem? Ok, finché il totem va bene. Aria completata, torniamo da branchio. Cos'è? Che c'è? Il momongolo? Sei al fondo gorgogliante, dove abita Branchio. Qua. È entusiasta di poterti finalmente conoscere. Ha visto parecchie cose arenarsi sulla sua minuscola spiaggia, ma nessuna di esse è interessante quanto te. Conferma che è impossibile. L'aria sarà inquinata, ma la melma è ancora peggio. Devi aver faticato parecchio contro la corrente per giungere a questo momento del tuo story futuro. In che direzione nuoterai ora? Con la corrente o contro? Pinnare contro spuma è super difficile, ma non puoi salvare il mondo se lasci che la risacca ti trascini con sé. Comunque sia, è un peccato che la spuma sia diventata così disgustosa. Pensa che la vita sia come cercare di cavalcare un'onda. Devi scegliere quella giusta. Dice che per lui c'è sempre un'altra onda in arrivo. Non riesce a immaginare quanto sarà meraviglioso cavalcare la melma senza melma. Il mondo sopravvivrà. Non ti Dice ringrazierà mai attaccato che dice la stessa abbastanza cosa. per aver combattuto contro la melma. È felice che cavalchi assieme ai miriadi. Donano splendore a tutto ciò che li circonda. Dice che sono luminosissimi, brillano sulle onde. Ma nulla di tutto questo è importante quanto godersi la giornata, vero? Non ha mai bevuto quest'acqua perché dentro ci sono un sacco di cose disgustose. Immagino. Persino il pesce ha smesso di bere da queste parti dopo che l'inquinamento ha trasformato la spuma in fango e l'aria ha intasato le sue branchie. Sospetta che neanche l'albero della vita stia bevendo. O meglio, non esattamente. Deve bere per forza perché è un albero, ma è costretto a bere veleno. Dice che la spuma stessa è diventata veleno e qualsiasi essere che la beva finisce per ammalarsi, anche l'albero della vita. Branchio dice che questo lo fa sentire come un pesce fuor d'acqua, ma si rende conto di non poter continuare così. Chiede se per caso conosci un luogo sicuro dove l'acqua sia ancora trasparente e non melmosa. È pronto a friggersi le dita pur di arrivarci. Vuole che lo accompagni ai confini di un luogo simile o comunque dove la spuma è trasparente. Ti ringrazia per la tua pazienza. Ma che cazzo, conduci branco da una zona pulita. Una cosa qui 126, beh, non è tanto distante. Oh 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 oh. Non la prende. Presa.
Ma vieni con me, anzi, vieni con me. Difendi e quando mai ci sono questi rompere un cazzo. Dai, dai, guarda, mi stanno rompendo i coglioni, guarda. Mamma mia, Saura, mamma mia. Fantastico proprio. Avanculo. Andiamo. Io ho visto dell'acqua giù che non è sporca. Niente, ma vado lì e ci fanno un'imboscata. Oh, c'è un coso. Una cosa? Ah, io sapevo che c'era qualcosa qui. Mortali, mortacci suoi. Non riusciamo che ti sei avvicinato a me. No, che cazzo. Vai, poi, di qua, branchio. Come difendi branchio? Andiamo, visto che c'era questo. Anche spara più veloce. Certo. Guarda qua. Ma che fa un cazzo? Mamma mia. Conduci branchio alle... è questa la zona, se non vieni. Ah, per buttare il pesce. Ora che il pesce è di nuovo in acqua, la testa di branchio è saldamente sopra la superficie. Visto che sei in vena di liberare creature cavalcaspuma, ti chiede di liberare anche il mini mini Gargantua dai banditi. Gargantua? Cos'è Branchio si Gargantua? sente in debito con te, ma capisce che non hai tempo da rovesciare. Ne va del destino stesso del mondo. Ma ha trovato un sacco di scorie esplorando la terra in cerca di spuma pulita. Sarà felice di indicarti la via appena hai tempo. Ma io ho Dice che la tempo. corruzione delle acque non gli ha lasciato molta scelta, ma che ha cominciato troppo tardi per tirarne fuori qualcosa. Questo prima che arrivassi tu, ovviamente. Ha sentito che sei in procinto di tagliare la corda con un'arca. Ma non selvaggio come la natura, selvaggio tipo selvaggio, no? Con la spuma che si sta schiarendo, non capisce cosa tu possa fartene di un'arca. Ti ringrazia per aver provato a demelmare la spuma, nonostante la brutalità del lavoro. Si chiede chi ha intenzione di portare con te a bordo di quell'elegante arca. In sostanza, questa è Ma lui non vuole un'occasione per venire. aiutare il tuo prossimo. Ma non La vuole scelta venire lui. consapevole della solitudine implica che non ti mancherà nessuno. Quello che manca davvero in questa situazione è un po' di compassione. Tu hai solo passione per te e nessun altro. Il mondo sarebbe un posto migliore se rimanessimo soltanto noi a curarcene. Potremmo parlare tra di noi, è l'unico modo per ottenere risposte sensate. Chiunque abbia un minimo di cervello potrebbe dirti che staresti meglio per i fatti tuoi. Speriamo che l'arca possa aiutarti. Pensa che tu sappia meglio di chiunque altro chi vuoi portare con te. Branchio dice di essere sempre pronto ad aiutare.